Sì, io brevemente vorrei comunicare la mia, come dire, testimonianza rispetto a questa esperienza che per me si ripete, insomma, non è stata la prima volta. Inutile dire che, è stata molto positiva, anche perché mi ha permesso di, leggere e di entrare in contatto con autori e con motivazioni che magari non avrei cercato io spontaneamente, diciamo, di conoscere. E l'esperienza di quest'anno ha toccato dei campi completamente diversi, è spaziato dalla scrittura, quindi dal passaggio, dall'evoluzione del linguaggio, all'immigrazione. L'immigrazione ha avuto un peso molto forte in questa edizione della rassegna. Penso a il testo Liberté, Viaggio nella tendopoli di Manduria, che aveva anche una veste grafica molto particolare, tipo strip, tipo fumetti a striscia. Penso anche a romanzi di denuncia come Sporca Storia. Penso alla Guerra del Vino, che ha parlato di un tema, di un episodio molto, molto cruento che è avvenuto qui nel Meridione. Quindi penso a tutta una serie, anche ad esempio alla Bari bizantina o a Tempi e forme d'arte, una veste grafica molto elegante. Questi incontri poi hanno dato luogo anche a dei dibattiti anche piuttosto accesi, no? Quindi è stato bello anche vedere l'intervento dei ragazzi, degli studenti che si sono sentiti molto coinvolti in situazioni. Ad esempio, è stato molto interessante l'incontro delle antologie di autori pugliesi. E in particolare l'incontro che aveva come libri sui quali discutere Sangu, racconti noir di Puglia e Meridione d'inchiostro, che presentavano un ventaglio veramente interessante degli autori che abbiamo noi e soprattutto l'antologia proprio dei noir, che spaziava da registri espressivi veramente molto vari. E quindi ci sono stati gli interventi anche degli studenti che erano abbastanza interessati a questi temi. Quindi non può che essere un bilancio positivo che ne traggo da questa esperienza e niente, complimenti alla Teca per aver organizzato tutto questo. Grazie.